Stanotte abbiamo usufruito del campeggio sotto un tavolo nascosto alla ghiaccio, tanta roba. Mamma mia. Oggi con noi abbiamo una grande compagnia, perché è la compagnia del Ravanello, ragazzi. Andatelo a seguire sia su Instagram che Illustraci. No, che ti penso solo su Instagram, c'è anche YouTube. No, noi siamo solo su Instagram. No, solo Instagram. Sì, ma è stata una cosa nata per gioco praticamente, e che ci è sfuggita di mano. Perché in realtà è nata durante il periodo della pandemia, sì. Perché noi ovviamente andavamo sempre in montagna, ma durante la pandemia noi abbiamo continuato ad andare in montagna, certo. Mentre in tanti erano a casa. Queste cose non le dovrei dire. Va bene, lo facciamo anche noi. E quindi da lì praticamente è esplosa la pagina, perché giustamente tutti erano a casa arrabbiati, no, per non usare altri termini, e noi postavamo. E quindi la cosa è esplosa, ma giustamente è una cosa goliardica che prende un po' in giro. Prima cosa prende in giro noi stessi, poi prende in giro quelli che si prendono troppo sul serio in montagna. Certo. E poi fondamentalmente, perché realmente siamo, come dire, amanti delle nostre alte terre, certo. Le frequentiamo, le viviamo, sappiamo quello che è il potenziale, che è enorme e che purtroppo non è sfruttato. Pensa che noi da Roma, oggi è la quarta volta in una settimana. Quindi se al casello farebbero, che ne so, ogni volta che passo un tipo per un caffè, sarebbe pure buono. No, abbiamo la fortuna di avere questa zona che veramente, cioè, se te la metti a girare tutta, non smetti mai, cioè hai vie, sentieri, situazioni che puoi fare in continuazione. Poi ovviamente non è che le puoi fare tutte quante, quindi non è che riportiamo, però è veramente dalla Valmaone a tutto quello che è possibile fare qui è enorme, insomma. Uno spettacolo, quindi andate tutti a seguire la compagnia Ravanello su Instagram. Tanto divertimento, tante belle vignette. E ricordatevi che non spiava. In Abruzzo non spiava, ha detto anche Nirmal Purja, come si chiama lì. Ci hanno detto di venire a Scala del Gran Sasso, ma i miei non vogliono venire perché non spiava. Quindi non venite perché non spiava. Buongiorno a tutti. Oggi una bella chiacchierata con il frontman della compagnia Ravanello, che ci ha illustrato diverse cose e situazioni che non sapevamo riguardo la parte teramana e riguardo il Gran Sasso, che poi è teramano, non è aquilano, è teramano, cari aquilani, che fate i fighi, la maggior parte qua è teramano. E comunque oggi siamo qui, siamo saliti dai Prati di Tivo e siamo qui per fare le due vie ferrate, la Ventricini e la Danesi, poi un pranzetto al Franchetti, ma oggi abbiamo un ritorno inaspettato. Abbiamo qualcuno che per un po' di tempo si è allenato in falesie per poter superare alcune paure, e ci è riuscito alla lunga, perché oggi è qui con noi il grande Alfonso. Ciao ragazzi, sono tornato, spero di non mancare più. Piccolo break, piccola pausa. Comunque dai, ciao a tutti. Quella cosa non me la sono scordata, dopo ve la dico.
E niente, prima o poi sta cosa Alfonso ce la dirà, e nel mentre godetevi lo spettacolo oggi, perché due bellissime ferrate in un ambiente meraviglioso come questo. Da qui si prosegue dritto per andare verso il Franchetti o per la via normale che poi porta la Danesi. Noi andiamo qui questo svincolo e andiamo su per attaccare la Ventricini. Sentiero 105, andiamo su per la Pierpaolo Ventricini. Già col fiatone, già col fiatone. E da qui vediamo il culo dell'intermezzo. Questo, vi passo il video intermezzo che abbiamo fatto dal versante aquilano, dove abbiamo dormito in tenda su una balconata vicino a Duca di Abruzzi. Bellissimo, bel video veramente, se volete guardarlo consigliatissimo. Salita al momento semplice, abbiamo fatto 130-140 metri di dislivello e cerchiamo l'attacco alla Ventricini. Scende e risale. E adesso con grande Alfonso scopriremo le antiche tecniche di risalita per le vie ferrate prima dell'esistenza del dissipatore. Salve ragazzi, fa un po' freddino. A nord si sente, ecco qua. Mi sono costruito un assicuratore di fortuna, preciso che è mio rischio e pericolo perché non è testato, quindi non lo fate. Praticamente un'unica corda, nodo a 8 centrale, con doppio giro su un moschettone a ghiera che assicuro all'imbragatura. E dopo all'estremità altri due nodi a 8 con moschettoni per invii d'arrampicata. Non lo fate, non è testato. Grande Alfonso. Duarte. Non fatelo, legatevi sempre, è meglio. We'll be right back.
primo tratto della Danesi, tutto così, salita e breccia, dopodiché si va sulla paretina dritta. E da qui parte, diciamo, l'unica parte un po' più difficile per la via ferrata Danesi. Fa caldo, regà, fa caldo. La vetta del Corno Piccolo. Spettacolo. Che ne pensate qua della situazione? Bella, è stata una bella esperienza. Ferrata Danesi a Corno Piccolo, ferrata in Tricini. Io devo essere sincero, raga, guardate i nostri video sicuramente, perché sono spettacolari, ma se guardi il video, Ventricini, Danesi, Ricci, non la fate, sembra che porco cane è tutto pauroso, l'ha fatta Alfonso che è la prima volta. Ah, è bella, bella esperienza. È stupenda, facile, se può fa, belle, belle. Mi è piaciuta, comunque le dà tanta sicurezza la cordata, il cavo, certo. La ferrata.
Certo, quello aiuta, però mi raccomando, deboli di cuore e insicuri, non salite, perché tanti oggi tre recuperi sul Corno Grande, queste sono le cose brutte che non devono succedere. E niente, andiamo alla vetta, andiamo alla croce.